Non ve lo aspettavate proprio questa, non ve lo aspettavate. Ragazzi, buongiorno e benvenuti sul canale di nuovo per la terza volta. Prometto che è l'ultima volta che vado via, ora andiamo continui. E allora, facciamo un po' il punto della situazione. Non vi ho fatto vedere niente di che stamattina. Sono le 11 e sono appena arrivato in negozio, sono appena arrivato al lavoro. Perché dico così? Perché stamattina, poi vedrete le varie routine, ve le faccio vedere. Stamattina sono andato ad allenarmi veloce, veloce in palestra, ho fatto colazione, poi sono tornato, ho fatto il post-workout con, vabbè, avena, buonissimo, post-workout buonissimo, avena, latte e biscotti con zucca e albume a parte. E poi sono corso qui in negozio perché mio fratello mi aspettava che dobbiamo fare cambio turno e ne approfitto per fare il video intro di questo nuovo bellissimo video. Ho interrotto il canale, specifichiamo, perché nel mese di agosto-settembre, dopo i vari impegni, ho deciso insieme a mio fratello di aprire un negozio di integratori che fra un po' vi faccio vedere. Fra un po' vi facciamo un tour qui dentro. E quindi tra spese, comunque lavori che abbiamo dovuto fare, era impossibile tenere il canale, soprattutto perché ho preferito tenere il mio lavoro principale, che è quello di personal trainer. Ora siamo arrivati a gennaio-febbraio, siamo a febbraio. E il tempo lo riesco a organizzare molto meglio, quindi ho deciso di riaprire il canale per portarvi proprio di più dentro la mia vita. Nei nuovi video vi farò vedere, cercherò di mandarle uno o due a settimana. Vi farò vedere, oltre al mio stile di vita, quello che faccio, perché ho un progetto in mente bellissimo di allenamento con una mia amica, poi la conoscerete perché anche lei ha un canale YouTube. Oltre a questo vi farò vedere tutti i viaggi che andrò a fare, quindi corsi di formazione sia a Figline, dove se avrò la possibilità di filmarvi ovviamente lo chiederò a Riccardo Grandi, che è il relatore, e sia a Perugia. Ogni volta che andrò dal mio allenatore vi porterò con me, e nelle altre tappe che andrò in giro per l'Italia. Poi ovviamente tutta la roba che mi arriva in negozio ve la faccio vedere e ve la provo taste test, quindi in diretta qui su... in diretta, ma che diretta? Su YouTube vi faccio vedere tutto. Posterò, sarò molto più attivo su Instagram con ricette, ma è difficile perché come vedrete sono molto più selettivo nell'alimentazione. Ho quasi mollato, diciamo, la dieta flessibile. Detto questo, chiudo con le chiacchiere veloce veloce e vi faccio vedere un po' il negozio, e che è sempre in allestimento continuo. Andiamo. Che vi devo dire più? Andiamo allora. Vabbè, a parte il calendario, oggi credo sia 9 e i vari poster. Partiamo con reparto integrazione. Allora, reparto integrazione. Abbiamo tutti gli integratori pre-workout della PPR, ragazzi, è fenomenale. Tutti gli integratori anche lì giù. Poi proteine in polvere, dalle isolate, le concentrate, sempre le isolate. Poi abbiamo i barattolini più piccoli, le idrolizzate della più watt, ottime per il post allenamento. Abbiamo tutta la linea per l'endurance, quindi per l'endurance, il ciclismo, i corridori in generale. E poi tutti i world and farms possibili e immaginabili, tutta la linea. Abbiamo questi ragazzi sono fenomenali. Se mi seguite su Instagram vedete che sto usando questo qui, Fluff Drops biscotto al burro, e lo metto nei pancakes e sono spettacolari. Poi abbiamo degli aromatizzanti in polvere, quindi tutti aromi, spezie, eccetera. Vabbè, le patatine proteiche, i biscotti. Poi abbiamo un'infinità, infinità di barrette proprio di tutti i gusti. E poi ragazzi vi porto al reparto cibo. Dai, fiocchi d'avena, i migliori, quindi quelli della BPR, non ce ne sono di meglio. Poi abbiamo le farine d'avena, quindi marca Enpro, abbiamo fin giù la Max Protein e anche l'MG. L'MG quindi sia sul dolce che sul salato. Abbiamo la farina d'avena neutra di Prozis, la focaccia, la pizzarima. Per chi mi segue su Instagram sa che io mangio sempre questa qui. I cereali per la colazione, i Pops, i Protein Pops sono buonissimi e hanno anche dei super valori, quindi eccoli qua. E Good Morning. E poi abbiamo tutte le creme, quindi dall'olio di cocco, le Choco Relax, la mitica pistacchio, latte, abbiamo le granate. Abbiamo la Gonaz, i vari burri. Ora vi faccio vedere la mia
La mia droga che è questo, che è un burro d'arachidi che sta di Nesquik. Poi abbiamo il burro d'arachidi Squeeze, il pollo in scatola, naturale pomodoro, dei pasti già pronti, della pasta proteica e il bolero. Concludo il tour con Milky Way, Snickers e Oye. Ora, vi volevo fare il tour del negozio per farvi vedere un po' come stiamo organizzati. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere, lì ci sono i preparati per il pancake della BPR che vedrete nei prossimi video perché ci faccio colazione. Volevo far vedere il tour per spiegarvi comunque il motivo fondamentalmente per cui sono uscito da YouTube, che era quello di aprire qualcosa di mio, quindi un lavoro vero e proprio, dato che YouTube, l'ho sempre detto, a discapito di molti altri, è veramente solo una passione quello di condividere dei video, condividere uno stile di vita. E il mio lavoro è altro, ve l'ho detto, è il personal training e al momento il negozio di integratori. Questo vi farò vedere dopo sicuramente il pranzo, magari, o lo spuntino, e vi parlerò dei video che voglio portare sul canale. Quindi le tipologie di video, non vi anticipo nient'altro perché ora dovrei studiare. Dovrei studiare perché sto leggendo il Project Diet di Biasci e Esposito, se non erro, ed è veramente veramente interessante e straconsigliato. Io mi metto a studiare, ragazzi. Allora, finalmente si è fatta l'una e un quarto. Devo andare a pranzo, ma sto aspettando un cliente che mi ha detto che passava a prendersi dell'avena, quindi aspetta lui, poi chiudo e vado a pranzo. Oggi, ragazzi, riapriamo il canale con qualcosa che non mangiavo da tempo, da tipo un anno, che è il riso basmati. Lo reintroduco e vi spiegherò poi il perché nei prossimi video, perché sto facendo delle prove a livello proprio di alimento. Quindi riso basmati, totani e zucca. Perché ricordate che la zucca fa ingrassare e io sono secco da fa schifo, quindi bisogna mettere un po' di peso. Ora sistemiamo tutti i conti. Nel pomeriggio vi spiegherò i progetti per il canale e tutto quello che intendo fare. Capelli stanno bene. Allora, siamo tornati nella mia cucina, non so quanti di voi se la ricordano. Sono in preparazione pancakes. Mamma mia, dicevo, sono in preparazione pancakes che sto facendo al momento. Li faccio multipli. Faccio 50 grammi di farina di castagne, 50 grammi di tutto sporco di farina, 50 grammi di farina di castagne, 50 grammi di farina di farro, 140 grammi di albume e 6 grammi di idrolitina e un po' di limone, e allungo l'impasto con acqua frizzante. Poi, dato che avete visto, c'è il negozio di integratori ora, ho tutte le creme possibili e immaginabili e sto utilizzando questo aroma qui, come vi dicevo, che è quello biscotto al burro ed è strabuono. Questo aroma lo vedrete moltissimo nei prossimi video perché lo utilizzo veramente veramente sempre, anche e soprattutto per gli albumi. Quindi vi prometto, non dico più quindi, prossimi video li vedrete già, questo è uscirà lunedì, martedì mercoledì ne vorrei girare uno con Manu, sul funzionale, e fondamentalmente saranno dei vlog, come vi dicevo, dei video sullo sviluppo personale e dei video sullo stile di vita riguardante il fitness. Vorrei poi incontrare dei personaggi, delle persone del settore esperte, molto più esperte di me. Vorrei fare dei video con il mio coach, con Riccardo Grandi, se loro sono disponibili, e con moltissime altre persone. Grazie per la visione, ragazzi. Grazie per la fiducia, per non esservi disiscritti dal canale. Ho sempre detto che la chiusura era temporanea. Ora si riprende, cercherò di mettere 1-2 video a settimana. Voi mandatemi tutti i feedback possibili, tutti i consigli, tutti i video che volete vedere, qualsiasi cosa. Ci siamo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video.